L'Amen Scuola Basket Arezzo perde l'imbattibilità casalinga per mano della Sibe Prato che vince al Palasport Estra 65-63 legittimando con la vittoria una gara condotta per larghi tratti. Dopo un primo tempo equilibrato dove gli Amaranto sono riusciti a chiudere avanti 17-15, la formazione ospite ha operato un break importante sfruttando l'impatto di Staino subentrato all'infortunato Fontani e capace di mettere a referto 12 punti in 15 minuti di utilizzo. L'Amen accusa il colpo e non riesce a reagire fino al terzo quarto quando Cutini e Ramirez riescono a convertire in punti l'ottimo lavoro difensivo di squadra. Punto dopo punto gli Amaranto recuperano fino a rientrare pienamente in partita e superare per la prima volta gli avversari sul 57-56 con due liberi di Cutini. La SBA ha tre opportunità per allungare che però finiscono tutte sul ferro. Dall'altra parte prima Marchini, poi un'implacabile tripla dell'ottimo Smecca. Portano avanti di 6 Prato, 63-57 a 1.35 dalla fine. Sembra finita ma il quintetto di Delia non molla. Cutini prima e Provenzal poi firmano due canestri da tre punti che riportano un possesso di distanza Arezzo 63-65 con 9 secondi da giocare. Ramirez manda in lunetta Smecca che fa 0-2 e permette a Bianchi di tirare da metà campo la preghiera che poteva ribaltare il match. Il tiro del play Amaranto batte prima sul tabellone e poi sul ferro negando il sorpasso all'Amen. Una sconfitta che brucia ma che conferma come la SBA abbia le potenzialità per giocare contro ogni avversario, anche i più quotati, come questa sera ha dimostrato contro Prato. Domenica prossima Amaranto in trasferta a Pescia contro la cestistica Audace per provare a tornare al successo contro un avversario ostico. Mauro Castelli, presidente, diciamo così, forse il bicchiere è mezzo vuoto secondo me, secondo il rendimento dei nostri ragazzi, per qualcheduno è mezzo pieno, per me è mezzo vuoto perché un incontro di questo genere qui dotato con tutti i sentimenti, con tutte le forze, con la propria reattività dei nostri ragazzi, tipica dei giovani, siamo stati superati praticamente sul fil di lana e quindi c'è il rammarico. Diciamo purtroppo è il bello e il brutto della pallacanestro, no? Questo quando si vince di uno, di due o si perde di uno, di due. Io sinceramente, al di là dell'arrabbiatura che posso avere stasera di aver perso una partita in questo modo in casa, ti dico un paio di cose, diciamo una positiva e una negativa. Quella negativa è che non possiamo permetterci il lusso di fare tutti questi errori, perché noi non siamo una squadra costruita per vincere un campionato, a differenza di Prato, quindi dobbiamo cercare di sfruttare al massimo tutte le possibilità che ci viene dato in campo. Troppi errori facili, 14 palle perse non è possibile, non è accettabile, non sono accettabili questi errori, quindi bisogna che i ragazzi si mettano in testa che devono lavorare anche singolarmente. Questo è il lato negativo. Il lato positivo invece forse è quello che ha detto prima di me Delia, e cioè che se si pensa che abbiamo combattuto punto a punto per tutta la partita con una squadra che è costruita diciamo per tre quarti da giocatori che con tanto di cappello come Fontani, come Marchini, che voglio dire io me li ricordo perché ci siamo scontrati quando eravamo in Serie B negli anni d'oro qua, tanti anni fa, quindi hanno esperienza e stasera ne altri due come Staino o l'altro hanno fatto. Che cosa è la differenza? Bravo, hai detto bene te, la differenza sta nel fatto dell'esperienza in campo.